Chiunque vada sarà un successo, recitava un vecchio tormentone televisivo. A Cittadella, dopo aver blindato i playoff, la pensano esattamente così. Una stagione spettacolare, oltre ogni più rosea aspettativa, ma soprattutto un continuo miglioramento anno dopo anno. Ovvio risultato di una programmazione seria e competente. La famiglia Gabrielli, il DG Marchetti, Mister Foscarini e tutto lo staff Granata sono riusciti a creare ancora una volta la giusta amalgama, l'alchimia vincente in un gruppo formato dalla solita vecchia guardia e da innesti di grande prospettiva, consentendo al comune più piccolo di tutta la Serie B, come numero di abitanti, di arrivare agli spareggi per la Serie A. Come il Chievo, ma più del Chievo, perché rispetto ai veronesi la Cittadella non ha alle spalle la forza economica e il potenziale di una grande provincia. La S Cittadella è solo Cittadella, un paese dell'Alta di poco più di 20.000 abitanti. Un successo frutto di tante componenti, in particolare la saggezza tattica e le doti di motivatore di Foscarini, la lungimiranza di Marchetti, capace di intravedere le capacità di un calciatore e intuirne la compatibilità con il gruppo prima di ingaggiarlo, e la presenza discreta della società, mai invadente, mai inopportuna. In Viale dello Sport lo champagne è pronto, in ogni caso c'è da brindare. Pensiamo alle plusvalenze di certi calciatori come Bellazzini o Ardemagni, il primo acquistato dalla Pistoiese fallita per un tozzo di pane, letteralmente esploso all'ombra delle mura e già sul taccuino di club importanti. Pensiamo a Bomber Ardemagni, la cui lista di pretendenti si allunga settimana in settimana, gol dopo gol. Chievo, Sampdoria, Napoli, Parma, Cagliari e pare anche il Marsiglia. Arde, come lo chiamano i compagni, ha in testa però solo il Cittadella. Le voci di mercato adesso non mi interessano perché poi magari mi distraggono, io non voglio, voglio solo pensare a far bene con la maglia che mi ha lanciato e la maglia che mi sta dando delle grandi soddisfazioni, quindi voglio concentrarmi solo su queste ultime partite con questo Cittadella. Poi ci sono Junco, Pettinari, Cherubin, tutti i giocatori super corteggiati. A bocce ferme dunque si deciderà il futuro di mezza squadra, perché mai come quest'anno giocatori e tecnico del Città sono così richiesti. Tra i principali artefici di questo meraviglioso giocattolo, e in realtà anche lui molto corteggiato, dosare con cautela entrate e uscite per non stravolgere un organico diventato negli anni competitivo ad alti livelli. Certo, se dovesse avverarsi il sogno della Serie A, sarebbe forse tutto più semplice.